Senta, parla ragazzi, qua oggi, oh my god, oggi sono da solo e ragazzi, era da un macello di tempo che non vi facevo questa intro. Perché infatti era da un macello di tempo che non riuscivo a farvi un video, perché, o meglio, ve li ho caricati, ma comunque li avevo già preparati. Perché questa settimana ragazzi ho avuto un macello da studiare. Oggi addirittura ho avuto la verifica di filosofia su Kant. E quindi niente, ulteriormente non mi sento neanche molto in forma. Se mi sento un po' man of the match, no, a parte gli scherzi, non sto benissimo, ho un raffreddore della manzana, credo di avere anche un po' di febbre. Però appunto era da 3 o 4 giorni che non mi portavo un video, ho detto eh no, devo portarglielo. E cosa non portargli se non lo squad builder di una squadra che di buggato ha tutto. È veramente una squadra schifosa. Infatti vi chiederei già prima di iniziare di lasciare un bel mi piace, che ultimamente siamo spentissimi. Cioè vi continuavo ad elogiare per superare in ogni mio video 5.000 e ultimamente facciamo fatica a raggiungere 4.000. Ciò non va bene, quindi lasciate un bel mi piace. Comunque torniamo a parlare di questa squadra. Questa squadra è fenomenale. Andiamo a vederla. Ragazzi, moltissimi avete chiesto quale secondo me è la squadra più buggata. E credo ragazzi che questa sia una di quelle più buggate della manzana. Perché? Andiamo subito a vederla. 4-3-3 micidiale con in attacco Ibarbo. Detto questo, voi dovrete già aver capito tutto. Però andiamo un attimo a presentarla più da vicino. In porta troviamo Gigi Buffon, abbastanza forte, pagato stra poco, tipo 5.000. L'ho preso ovviamente 5.000 perché costa vaccato il price range, o si prende all'asta e dunque si aspettano le ore, oppure si prende al loro prezzo con parola che è di 5.000. Successivamente in difesa che troviamo? In difesa troviamo Giorgio Chiellini e questo qua. Ragazzi, Gabriel è un fenomeno. Ed è un transfer, quindi è una nuova carta che appunto è stata intromessa nel mercato da un poco, vabbè, da poco relativamente, da un paio di mesi. Ma sto Gabriel ragazzi attizza veramente. Sembra quasi il David Luiz della situazione ai tempi del Chelsea. Perché infatti andiamo un po' a vedere le sue statistiche: 76 di velocità, 82 di difesa, 76 di fisico. E quindi niente male. Passiamo invece ai terzini. Da una parte troviamo Williams e dall'altra Rafael. Non mi fanno il loro lavoro, quindi non mi lamento, abbastanza buoni. Williams anzi mi piace veramente tanto, soprattutto per i suoi wordets, altro normale, che sono per me veramente fantastici. Passiamo un attimo al centrocampo. Al centrocampo troviamo da una parte Marchisio, dall'altra Mires, e in mezzo a loro il Jaguaro Guarini in forma. C'è da dire una cosa, io l'ho ricomprato perché appunto l'avevo già utilizzato in passato e mi è piaciuto veramente un macello. Ci ho appena disputato una partita e mi ha fatto un gol e due assist. Ma ragazzi, è fenomenale. Guardiamogli un attimo le statistiche: 82 di velocità, 82 di tiro, 82 di passaggio, 83 di linea, 69 di difesa e 87 di fisico. Ragazzi, è un fenomeno. Ma l'attacco è un qualcosa di scandaloso, o meglio, di imbarazzante. Infatti come alla sinistra troviamo Depay, come alti di Barbo e come alla destra, la mia ala destra preferita di tutto il gioco, Juan Cuadrado. Ragazzi, secondo me lui è un fenomeno, vale la pena provarlo. Adesso non so quanto costi, ma non credo tanto. Io l'ho pagato 305.000 crediti perché l'ho preso appena quando era appena uscita la sua carta del Chelsea. Ma ragazzi, è un fenomeno. E poi ragazzi, questa squadra ha anche una caratteristica molto particolare. Perché infatti se voi non vorrete utilizzare giocatori buggati quali Depay o Williams e preferirete magari utilizzare, non lo so, Cristiano Ronaldo e Contrao, potrete farlo. Perché vi basterà che l'ala sinistra e il terzino sinistro abbiano tripla intesa per appunto mantenere l'intesa 100. Quindi potete veramente mettere i giocatori che volete. Dato che io li reputo abbastanza buggati, ho deciso di utilizzare appunto questi giocatori perché appunto nella squadra buggati da far schifo mi piacevano proprio. Comunque ragazzi, so che voi volete vederla all'opera, quindi andiamo a cercare il primo sfidante. Ragazzi, stiamo piovendo, madonne. Non troviamo l'avversario. No, ti prego, dai. Ragazzi, non ho parole, ho riavviato anche il gioco. Ma Dio, perché? Porca di... Se non parte adesso non so più cosa fare, ho staccato anche il modem. Ragazzi, sono 16 minuti 43 secondi che io sono qui. Sono qui ad aspettare che questo vada. Vada via il culo. No, ma a me fa incavolare che veramente al posto di migliorare queste cose fanno il price range. Dio fauno di Dio. 19 minuti e 36 secondi. Vediamo se riusciremo a trovare uno sfidante. Ragazzi, io credo che qualcuno mi pigli per il culo. Perché voi non avete idea di cosa sia successo? A tipo 21 minuti ho spento la registrazione e mi ha trovato subito lo sfidante dopo che l'abbia... Vabbè, stiamo sorvegliando sull'argomento.
Comunque troviamo il primo sfidante che utilizza incredibilmente Drogba e Balotelli come centrocampisti. Va bene. Che sole che c'è, ragazzi. Che sole. Vediamo se il Guaro Jaguaro ci farà il miracolo su punizione. Guarigno. E c'è gol dell'1-0 al 18° minuto. Gli occhiali portano fortuna. Bellissimo, madonna, Williams mi piace proprio. Williams è proprio forte. E intanto i barbo. Porco Diaz. Però c'è sempre lui. Arbitro, calcio di rigore. Ottimo così. Claudio Marchisio, nazionale al tiro. Claudio Marchisio, 2-0 al 24°. Ragazzi, anche se abbiamo fatto due gol da palle inattive, vi assicuro che questa squadra macina. Macina a calcio. E anche pallavolo. Claudio. Claudio riscatta tutti, si diverte così, 3-0 al 37°, inizia a diventare troppo facile. È ancora palla sua, no, devono toglierlo da sto FIFA, cioè è troppo forte, ma è un fenomeno, 4-0, ci basta lui, Victor Ibarbo. Mamma mia, ancora, sono dritto va, sempre e solo dritto e il finale è sempre lo stesso, 5-0. Codias, che gol che mi ha fatto! 5-1! Beh, c'è anche qui, no, non ce l'abbiamo più. E invece sì, ce l'abbiamo ancora un'occasione con Victor che va dritto! 6-1! Ragazzi, boh, vedete voi, esprimete voi un giudizio. E ragazzi, faccio un video, un altro video adesso perché non mi trova la partita, però devo fare un video, quindi, perché sennò ci metto troppo, tanto non me la troverà più. Quindi voi starete per vedere il video che è uscito ieri. Ottimo! Siete dei veggenti! E ragazzi, ho deciso completamente di cambiare il programma. Ho rivoluzionato il tutto perché infatti la mia connessione internet è scandalosa, non sta più andando. Così mi sono deciso di chiamare il gestore di internet e mi hanno detto che ho ragione. Hanno ammesso la mia superiorità verso i loro confronti. No, per gli scherzi, mi hanno detto che ho ragione, che la connessione non sta andando affatto bene. Sanno di questo problema e cercheranno di risolverlo il prima possibile. Anzi, mi hanno detto che per un paio di ore tutto torna a posto. Solamente cosa ho fatto? Ieri ho registrato il pack opening che avete visto ieri e dovevo registrare la seconda partita, ma ho deciso di cambiare tutto perché alla fine 6 gol li abbiamo fatti. La squadra è una squadra della Madonna e ora ho deciso di sfruttare questo periodo di video per parlarvi di un sito di crediti. Perché infatti un macello di voi mi avete consigliato questo sito, utcoinbank.com, che era il sito con cui avevo aperto i pacchetti e dove ero riuscito a trovare con Marco Sinci Cristiano Ronaldo, cosa veramente fantastica. E mi avete appunto detto che ha iniziato a vendere crediti in un modo particolare. Infatti ha iniziato a vendere gli account. Io sono andato da lì un attimo a informarmi e ho visto che anche un mio collega, il Bomber Sodin, ha fatto un video a riguardo. Quindi ho detto, ma facciamolo anche noi. Quindi ragazzi, utcoinbank, appunto il sito che vi avevo consigliato per il pack opening, che adesso si è messo a vendere account di FIFA, quindi voi potrete prendere i vostri crediti FIFA e potrete fare più cose. Potrete innanzitutto o aprire pacchetti sull'account che vi siete presi e poi magari così far registrare un po' di video, easy easy, oppure potete passarvi i crediti. Ovviamente lì ci metterete un po' di più, ma vi potete comprare più carte dello stesso giocatore al prezzo massimo, quindi potete fare svariate cose. Comunque io direi di andare a provare in diretta. Come vedete ci sono più scelte, ci sono appunto gli account di Xbox, gli account di PlayStation, e poi la quantità di crediti va dai 2 milioni di PlayStation ai 10 addirittura di sempre di PlayStation. Direi di andare sul modesto, direi di andare su Buy Service e andare ad prenderci quelli da 25 euro, che sono, se non mi sbaglio, 3 milioni di crediti. Allora, Eva discount code, il mio discount code è quello dell'altra volta, che infatti è Axel99, non so perché 99, io non sono del 99, quindi non chiedetemelo. E a Ready With Us, sì, cerchiamo di ricordarci le informazioni. Sì, è giusta! E andiamo così! Comunque ragazzi, questa qua è la pagina che vi si aprirà dopo aver inserito i vostri dati e potrete o pagare con la carta di credito oppure semplicemente su Skrill. Skrill è come PayPal, quindi io preferisco pagare appunto con questo metodo. Dunque, proceed. E ragazzi, dopo aver pagato vi arriverà appunto un'email con scritto tutte le... io qua dovrò coprirvele, mi sa proprio di sì. Con scritto tutte le informazioni, quindi direi di andare adesso sulla Play. Una volta aver visto appunto le vostre informazioni, andrete, in questo caso io sulla Play perché appunto l'ho cercata di Play, sulla Play fate accedi e inserirete i dati ricevuti. Perfetto, e con i primi dati ragazzi siamo a posto. Passiamo a quelli di FIFA. Allora,
E la risposta è giusta. E ragazzi, siamo riusciti ad entrare nel nostro account. Come vedete abbiamo 3 milioni disponibili. Io direi a mani basse di andare ad aprire. Apriamo il pacchetto che ci regala loro. Andiamo così a fare un mini pack opening. Comunque intanto, come avete potuto ben vedere, il sito è affidabile. Ricordo che se volete trovate il punto sito in descrizione. Si chiama UT Coin Bank. E quindi niente, vi ho un po' fatto vedere cosa dovete fare. Detto questo, andiamo ad aprire un pacchetto e poi ci salutiamo. Primo pacchetto e non troviamo nessuno. Comunque ragazzi, detto questo, spero che anche lo squad builder vi sia piaciuto. Io non ho più da dire, lasciate un bel like, cerchiamo di arrivare a 5000. Anzi, a 5000 nuovo video, mettiamola così. E detto questo, io vi saluto, vi ringrazio come sempre, vi dico potente, alla prossima video, ciao a tutti!